a 7 punti in classifica e domenica prossima alle 14.30 sarà impegnata in trasferta a Seravezza. Al sesto minuto di gioco Forcari lancia in profondità nella zona di Salami, il numero 7 del Borgo va a terra in area di rigore agganciato da Carboni, ma il signor Di Reda lascia proseguire nonostante le proteste. Poco dopo prova a farsi vedere in avanti Rimini sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Frattini blocca il pallone a terra senza problemi. Al 26esimo Salami gioca in verticale nella zona di Caniparoli, che arriva sul fondo e va al cross verso Bigotto, ma la difesa del Rimini allontana il pericolo. Al 38esimo minuto ancora Borgo, traversone di Vecchi dalla corsia mancina a cercare Bigotto, che interviene scivolata a ridosso dell'area piccola mancando l'impatto col pallone. Poco dopo ci riprova il Borgo sugli sviluppi di un corner di Porcari, colpo di testa di Soregaroli, ma si alza la bandierina dell'assistente. Al 42esimo gli ospiti aumentano i giri del motore, Gabbianelli calcia, botta sicura da due passi, ma Frattini chiude lo specchio della porta. 60 secondi più tardi il Borgo perde palla a centrocampo, Greselin lancia nella zona di Gabbianelli che si accentra e punisce Frattini col sinistro dai 16 metri. Per il numero 10 del Rimini è il sesto gol stagionale nel campionato di Serie D, il quarto consecutivo. C'è equilibrio in avvio di secondo tempo, i primi a proporsi in avanti sono gli ospiti al 51esimo con un cross di Piscitella intercettato da Tonelli che mette in mezzo ma non trova un compagno per la deviazione. Limpida occasione da gol per il Rimini al minuto 54, Andrei se calcia da due passi, Frattini respinge centralmente, poi Gabbianelli manda incredibilmente a lato. Al 56esimo si propone in attacco il Borgo San Donnino, cross di Vecchi, Caniparoli impatta al volo col sinistro ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 69esimo azione prolungata del Rimini all'interno dell'area di rigore avversaria, l'ex Virtusentella Andreis si libera per il sinistro dal limite, ma non spaventa più di tanto il portiere Frattini. Al 74esimo ancora Rimini in zona d'attacco, sinistro in diagonale, provato da Tonelli, il pallone finisce di poco a lato. Al 75esimo calcio di punizione battuto da posizione defilata per il Rimini, Andreis colpisce di testa, spalle alla porta ma manda alto. Al minuto 78 il Borgo cerca il gol del pareggio, cross di Vecchi da sinistra, Bigotto svetta di testa ma Marietta blocca sulla linea di porta. Al minuto 85 corner di Abelli, Soregaroli va in cielo ma il pallone finisce di un soffio alla destra della porta di Marietta. E dopo 5 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, il Rimini vince 1-0 contro il Borgo San Donnino.